Radio Radicale con Angelo Bonelli dei Verdi per parlare della vittoria di Trump alle presidenziali americane. È preoccupato? Sì, sono preoccupato, c'è poco da rallegrarsi della vittoria di Trump, perché lui tenterà di costruire, e lo farà, l'internazionale sovranista attraverso la quale proverà a disgregare l'Unione Europea, attaccare i diritti sociali, civili e ambientali, uscirà fuori dagli accordi climatici. E poi, insomma, quelli che gioiscono qui a partire dall'Italia dovrebbero spiegare come possono gioire rispetto a chi vuole applicare i dazi commerciali all'Europa e quindi anche all'Italia, danneggiando la nostra economia. Porterà alla pace. Ma questo è da vedere, una cosa è certa, continuerà, anzi rafforzerà l'azione di Netanyahu per radere al suolo Gaza. Vedo un futuro molto molto brutto per il popolo palestinese, perché la strategia del governo Netanyahu, dopo aver mandato via il ministro della difesa Gallant, è quello di radere al suolo Gaza e occupare Gaza con le colonie israeliane. Ritiene che riuscirà a separare la Russia dalla Nord Corea e la Cina? Io penso che tutto ciò aumenterà ulteriormente una tensione a livello globale. Noi rimaniamo dell'idea che invece sia necessario costruire dialoghi multipolari con la Cina, anche la stessa Cina, tutti quanti, perché il tema oggi è come si costruisce un percorso di negoziazione che diminuisca la tensione. Dietro ci sono anche le guerre commerciali, e da questo punto di vista noi non possiamo pensare di essere uno strumento di Trump, in mano a Trump, intendo dire l'Italia e l'Unione Europea per i suoi obiettivi. Pensa che le spese militari del nostro paese e degli altri paesi europei saliranno alle stelle per il parziale disimpegno finanziario degli Stati Uniti alla. Quello che ha deciso il governo italiano è una pura follia, è veramente inaccettabile nei confronti degli italiani a cui sono stati chiesti dei sacrifici, tagli lineari dalla sanità alla scuola, ai servizi sociali, trasporto pubblico, però le spese per armamenti aumentano. Ieri è arrivato il segretario generale della NATO, Rutte, al quale Giorgia Meloni, sull'attenti, ha promesso un aumento delle spese per armamenti di oltre 8 miliardi di euro. Tutto ciò accade mentre ai pensionati italiani viene dato un aumento mensile di 3 euro ogni mese sulle proprie pensioni, nel momento in cui non ci sono assunzioni, non ci saranno assunzioni negli ospedali per diminuire le liste d'attesa, la scuola non avrà risorse, il trasporto pubblico è azzerato, una situazione veramente drammatica dal punto di vista economico, e noi pensiamo che invece la via sia quella delle spese per gli armamenti. Una follia, perché questo sta portando a quell'economia di guerra che è responsabile della crisi sociale ed economica in Europa, che ha consentito anche a Trump di vincere le elezioni. Lo schema di Salvini amico di Trump e della Meloni amica di Musk funzionerà nei rapporti bilaterali? Io penso che dovremmo cominciare a preoccuparci del ruolo di Musk, un oligarca che possiede un potere enorme dal punto di vista delle piattaforme sociali comunicative. Sue piattaforme veicolano una grande quantità di fake news, e quindi che condizionano fortemente i processi democratici ed elettorali. E quindi in questo senso sarà anche necessario capire cosa vuole fare Giorgia Meloni in Italia con il Musk, se attraverso Starlink effettivamente vuole dare un pezzo della nostra rete di comunicazione a questo oligarca. Noi siamo assolutamente contrari. Chiarissimo, grazie ad Angelo Bonelli Prego. dei Verdi.